come stai? Io sto sempre bene, grazie. E tu, come stai? Io sto bene, ma tu come ti... Grande. Ma tu come ti chiami? Il mio nome è Pepe. È solo un assaggio di futuro quello intravisto da oggi a Città della Scienza a Napoli nel corso della prima giornata di Futuro Remoto, nella quale a farla da padrona è stata la robotica. Il primo festival della scienza d'Italia, diviso in 12 aree tematiche, punta con decisione sulle nuove opportunità per i giovani e non solo, grazie ad un'intelligenza artificiale sempre più evoluta. Robotica cognitiva significa, in parole semplici, cercare di attribuire ai robot la capacità di interagire con gli esseri umani, di comprendere cosa sta avvenendo. Quindi il robot, attraverso le telecamere, attraverso i sistemi microfonici che ha, è in grado di analizzare le immagini, di analizzare la scena, riconoscere le persone, i volti delle persone, i vari oggetti presenti all'interno della scena e interagire per esempio con i vari soggetti chiedendo loro interpretare dei comandi, e il robot, sulla base dell'interpretazione delle frasi, effettua delle azioni. Costruire dei robot in grado di comprendere ciò che sta avvenendo e di interagire consentirà tra 10 anni, 15 anni di inserire questi robot all'interno delle case di ognuno di noi. Avere questi androidi a cui è possibile chiedere impartire dei comandi, chiedere delle azioni e avere ovviamente un'interazione quanto più naturale possibile.